Salve a tutti ragazzi, io sono ancora Filippan e questa è un'altra battaglia su Total War Shogun 2 Vanilla. Ancora una volta una battaglia combattuta da me contro Rango, un russo. So che era russo perché il clan era scritto in cirillico. Battaglia combattuta nella foresta di Tohoku, vedete, un gran forestone, quindi tanti alberi, tante unità nascoste. Battaglia non troppo veloce ma neanche troppo lenta. Allora, quando vedete il mio stendardo nero vuol dire che sono battaglie vecchie, quando è giallo sono le ultime che ho combattuto, quindi questa battaglia è vecchiotta. La composizione del mio esercito però è più o meno sempre la stessa, sempre ausiliari con aghinata, samurai con aghinata, spade, tercos, i soliti, e i miei due monaci a cavallo. Il mio avversario ha spade molto forti, una sola unità da schermaglia che sono i samurai Daikyu con portata 200. Qui per ora si vedono anche i due, la cavalleria di monache, di monaci liscia. E gli ausiliari con aghinata che sta portando qui nel dojo degli spadaccini. Ecco qui che si vede un po' della sua cavalleria forte. La cavalleria con Yari, la cavalleria con Yari e le lance di Shizukatake. Unità di eroi. Si può capire tramite DLC. E poi, ah ecco, vedete, è scritto in cirillico il nome del suo generale. Ha fatto tutto in corpo a corpo, quindi non ha neanche le penalità contro le lance. Allora ci stiamo avvicinando. Lui nasconde le cavallerie qui già con la formazione a cuneo. Io farò un piccolo errore, infatti non mi ero accorto bene della formazione delle cavallerie. Mentre si schiera, ecco, lui prende il dojo degli spadaccini. Io però non potevo far nulla per bloccarlo, non avrebbe avuto senso caricarlo con le cavallerie, quindi glielo lascio prendere. In un primo momento appunto mi schiero qui nella foresta per dire, cioè, dico, sicuramente lui ha i samurai Daikyu, mi sparerà le frecce, quindi è meglio nascondersi. E per prima cosa nascondo appunto i Tercos, nonostante adesso non siano ancora nascosti, quindi sto dicendo una gran cagata. Vabbè, ecco che arrivano le frecce. Ma sto ecco che sposto i Tercos, adesso li nascondo. Vedete, qui sto in mezzo alla foresta. Le frecce non fanno tante kill. Però comunque vedo che ha già preso gli spadaccini, quindi non ha molto senso rimanere fermo a prendere frecce inutilmente. Quindi è meglio spostarmi. Adesso farò una manovra per provare a togliergli questo dojo. Per ora sto fermo, ma non poteva certo durare molto questa situazione. Certo, se le unità sono nascoste potrebbe prendere soltanto certe queste spade qui forti, sì, ma a quanto pare si era concentrato più sul generale. Il nostro generale è in grave pericolo, signore. Appunto. Ecco qui, faccio la mia manovra. Sposto l'esercito e lo vorrei posizionare in questa posizione qua, così qui in lungo, per togliergli il dojo degli spadaccini. Nel mentre però lui ovviamente mi manda il rush. Io allora qui, che avevo lasciato solo i moschetti, certo, non ero minimamente spaventato di averli lasciati da soli, perché comunque avevano gli ashigari con gli ari, difficilmente mi avrebbe caricato. Solo non mi ero accorto che il mio avversario c'ha i samurai antiproiettile. I samurai antiproiettile, come dice la parola stessa, non hanno il malus dei moschetti. Però vabbè, ecco qui il mio piccolo errore. Lui carica in formazione a cuneo. La formazione a cuneo è fatta prima per penetrare. E quindi controcarica dei miei Shigaru con Yari non sortisce il suo effetto, almeno l'effetto voluto, perché vedete, ecco, entra, mi passa e può fare un po' quello che vuole. Però comunque le lance, le loro kill adesso inizieranno a farne, comunque i Tercos sono forti. Per quanto riguarda la fase centrale, io ho mandato anche le cavallerie in mezzo, perché lui aveva spade, aveva solo spade qua. Per cui grazie all'aiuto delle cavallerie in questo momento mi viene, la battaglia sembra andare a mio favore. Però ecco le sue di cavalleria. Io ho le spade abbastanza rotte, tranne i samurai con katana, proprio per via del rush che è stato tutto portato sul fianco un po' alla volta. Quindi queste sono ancora intere, non hanno combattuto, hanno solo due kill. Però comunque la carica di cavalleria mi fa molto male. Qui inizia a lampeggiare un po' delle mie fanterie. Le cavallerie sono quasi distrutte. Stavo iniziando a vedermela un po' male, però ero comunque fiducioso, perché vedete, c'è unità che non stanno facendo nulla e che possono caricare da dietro. Nel mentre ho mandato una cavalleria di monaci a distruggere gli arcieri, perché le frecce mi stanno dando parecchio fastidio. La cavalleria sua rimane imbrigliata in mezzo alle mie lance, quindi
Sono abbastanza tranquillo, nonostante sia riuscito a portarla via per caricare le mie katane. Però ho ammazzato il loro generale, come avete appena sentito, quindi la battaglia non ha molt'altro da dire. Certo, difficilmente la potrò perdere, mi sta ancora creando dei problemi, ma difficilmente la potrò perdere, perché ormai lui non ha più abbastanza unità. Mi ha fatto parecchi danni, perché vedete che i Tercos praticamente non ci sono più, le mie cavallerie sono particolarmente distrutte, le katane sono... Questo addirittura c'è solo 20 uomini, proprio... È stata abbastanza dura, però ce l'ho fatta. Infatti, vittoria a caro prezzo. È stata una bella battaglia. E niente. Ci vediamo al prossimo video, perché per oggi è tutto. Votate, commentate, ciao ciao.